chiedono di intervenire, se vi fanno un cenno, così creiamo l'ordine degli interventi. Vai, allora, tutti, io sono particolarmente contento di stare qua, anche perché diciamo circa 30 anni fa abitavo qua e meno male diciamo, conosco diciamo, questa realtà. Io direi che ci sono due questioni fondamentali. Il tentativo nuovo di fare massa critica a sinistra del PD e quindi l'inversione di tendenza dopo diciamo, la stagione delle scissioni di una sinistra che si mette insieme per delineare un progetto per una città. Io credo che questo diciamo dà il senso della utilità del progetto. Noi non ci mettiamo insieme per una questione diciamo come dire politicista, ma tentiamo diciamo di stare dentro diciamo la fase di una città media, quindi di una città che ha un'opinione pubblica, che ha diciamo i suoi mass media, che ha diciamo le questioni sociali e che è una città diciamo che ha diciamo la caratteristica di essere uno scenario, così come sono le grandi città diciamo della provincia diciamo napoletana, penso a Torre del Greco, penso diciamo a Caprarola, penso diciamo a Pozzuoli, dove nelle quali fare politica senza diciamo un'idea, senza un progetto è diventato ormai difficile. Io credo che noi diciamo dobbiamo valorizzare questo tentativo e poi dobbiamo cogliere diciamo l'azzardo che i compagni del movimento di lotta per il lavoro ci ponevano. Cioè, l'azzardo qual è? Non è diciamo il dopo, cioè dopo le forze politiche dovranno rispondere alle esigenze del lavoro. Il lavoro, guardate, è la questione sulla quale la sinistra ha perso. E quindi io credo che se noi non ripartiamo dal lavoro per capire in forma diciamo autocritica la nostra sconfitta, da lì non c'è, cioè, se non ripartiamo da lì, noi non possiamo risalire una linea. Quindi diciamo l'azzardo non è tutto, l'azzardo è il, come dire, un lavoro in progressione che noi dobbiamo fare per costruire un progetto. Il progetto che è delineato già in nuce dentro diciamo i programmi della sinistra. Ed è basato dal mio punto di vista su due grandi. Che cosa significa oggi diciamo reindustrializzare, usare da un lato le aree deindustrializzate, ma reindustrializzare un'area come questa. Allora, e che cosa significa per un comune di questa grandezza avere un programma amministrativo che combatta la disoccupazione? Noi dobbiamo avere diciamo queste priorità. Allora, senza diciamo portare diciamo al lavoro, vediamo diciamo alle cose che stanno intorno nei nostri condomini, nei nostri palazzi. Allora, c'è una domanda concreta di energie alternative che ti permettono di abbattere i costi nei condomini con un investimento finanziato dai fondi europei che possa dotare i nostri condomini, le nostre strutture pubbliche, diciamo, dei pannelli solari. C'è un problema che da questi comuni devi incominciare una battaglia concreta che porta questi comuni e il nostro paese in uno scenario europeo. E cioè noi dobbiamo pretendere le cose che già ci stanno in Francia, in Germania, in Inghilterra, cioè un sostegno concreto al reddito. Noi non chiediamo la luna, il salario minimo non è una questione che si ascrive diciamo nel libro dei soldi. Esiste in Inghilterra, esiste in Francia, esiste diciamo in Germania. Noi quindi dobbiamo capire come rivoltiamo lo Stato sociale e tentare da questi comuni tentare diciamo di porre accento diciamo su queste cose. E poi diciamo il bene, lo dicevano diciamo disoccupati, la raccolta differenziata in questi nostri territori diventa, come dire, un esempio di modello di sviluppo e quindi di critica diciamo al ciclo delle merci
e nello stesso tempo di renderci appunto una fonte formidabile di lavoro. E quindi diciamo, cioè, allora io credo che noi dobbiamo, quindi l'azzardo che faceva il movimento disoccupato è un azzardo serio, ma è un azzardo dell'oggi. Noi diciamo con le forze sociali di questa città, con le forze politiche di questa città, non andiamo all'incontro con una visione politica. Noi mettiamo al centro due questioni: il lavoro, la defondazione di uno Stato sociale, le questioni dei beni comuni. Io credo che diciamo, se noi in questa città, e purtroppo diciamo, questo tentativo è isolato, diciamo, e ha bisogno, diciamo, c'è un altro grande comune, no? Marano, no? Che tende insomma, anche lì di delineare un progetto alternativo di amministrazione, ma se noi in questa città ce la faremo, questa questione come dire, travalica anche diciamo, la questione amministrativa. Noi potremmo porre le basi per ritornare ad avere una credibilità, cioè noi dobbiamo non solo diciamo, come diceva un compagno, fare autocritica in modo serio, e questo non è com'è, in modo serio, perché il centro-sinistra e la sinistra molte volte ha messo su un sistema di potere che molto spesso ricalcava delle logiche del centro-sinistra. Quindi noi dobbiamo ritornare diciamo, ad avere credibilità, e credo che diciamo, il tentativo di questa sera diciamo, sia un tentativo del tutto serio. Grazie. Salvatore Boccaroli.